Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi di un piccolo slider da viaggio. Sto parlando dello slider Zecti, uno slider veramente compatto, infatti è largo 41 cm, largo 11 e alto 5. Lo slider viene fornito con una custodia di trasporto abbastanza robusta. Il dispositivo di scorrimento dispone di 4 cuscinetti e un doppio binario con l'interno in fibra di carbonio, che garantiscono una grande stabilità e un movimento regolare senza intoppi. Qui naturalmente troviamo il sistema di bloccaggio e come filettature troviamo due filettature qui da 3/8 di pollice e due qui da 1/4 di pollice. Al centro invece abbiamo una filettatura da 1/4 di pollice e poi io non mi ricordo se l'avevo messo io questo adattatore per passare da 1/4 a 3/8, non mi ricordo se è presente, se sia presente o meno nella confezione. Comunque nel caso basta acquistarlo, li trovate su Amazon e sono tra l'altro molto molto comodi. E qua sopra naturalmente ci si può mettere una piccola testa sfera, oppure ci si può agganciare direttamente la camera, oppure ancora si può mettere magari la, non mi ricordo il codice, ma quella piccola testa video molto comoda della Manfrotto, che tra l'altro mi devo comprare a breve. Poi cosa abbiamo qui? Naturalmente una livella a bolla e poi abbiamo filettature da 3/8 e 1/4 anche qui ai lati dello slider qualora lo volessimo utilizzare in verticale. Naturalmente sono presenti anche sotto le filettature. Se invece utilizziamo questo slider direttamente per terra, possiamo regolare l'altezza, vedete, delle gambe ruotandole, il che ci permette di adattare lo slider anche alle piccole imperfezioni del terreno, gambe che naturalmente possono anche essere rimosse. E che dire quindi ragazzi, uno slider veramente fantastico, leggero, compatto, funziona bene. Certo il range di azione è limitato, però shushua shurbi, come diciamo qui a Genova, non so, un genovese inascoltabile il mio, ma vabbè, lasciamo perdere. Che dire, l'ho utilizzato sia per video di piacere, diciamo per diletto personale, sia per lavoro, e non mi ha mai deluso. Per cui se siete soliti viaggiare appunto anche per lavoro e non volete sempre portarvi dietro uno slider pesante e ingombrante, questa è la soluzione che fa per voi. Ragazzi, il video si conclude qui. Come al solito io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!